Con le relazioni lineari, in realtà ci accorgiamo, vedendo il diagramma facilmente, che se continuiamo a far aumentare l'incidenza, il CP aumenta. Lo paghiamo con un corrispondente aumento della resistenza, però tutto ciò dovremmo dire ok, che ci importa, se siamo interessati alla portanza, più facciamo incidere il flusso sul profilo, più abbiamo portanza. Se non che succede che, raggiunto un punto di massimo per quanto riguarda il dolore della portanza, essa poi normalmente crolla, e crolla in maniera piuttosto veloce, cioè piccolissime variazioni di incidenza determinano una diminuzione sostanziale della portanza stessa, per cui capiamo che questa è una zona da cui è bene stare lontani, perché in realtà non potremmo essere sicuri che perturbazioni allo stato del flusso che abbiamo immaginato poi non ci portino ad avere più che un ottimo valore della portanza, in realtà non ci portino ad avere zero portanza. Questo è il rischio vero effettivo. Quindi, da che dipende questo tipo di comportamento? Se fin qui va bene l'ipotesi di considerare il flusso come in viscido, di trascurare la presenza dello strato limite, in realtà per spiegarci questo comportamento dobbiamo tirare in ballo lo strato limite, che di fatti, man mano che le incidenze aumentano, diventa sempre più importante, anche in termini di dimensioni, tanto da far perdere a un certo punto di validità l'assunzione che abbiamo fatto di profilo sottile, come vedremo alla fine. Ora, per capire quello che accade in maniera dal punto di vista fenomenologico, molto semplice, seguiamo la storia delle particelle che si muovono lungo la linea di corrente nel tratto in viscido e immaginiamo di farlo anche per gli elementi di fluido che si muovono viceversa in una linea di corrente che è compresa, resta compresa all'interno dello strato limite. Che succede? Supponiamo sempre ρ uguale costante, quindi vale l'equazione di Bernoulli, ma in realtà vale soltanto nella zona in viscido. Qui non ci sono degradazioni di energia, perché appunto la viscosità è trascurabile, quindi scriveremo, se partiamo dalla condizione di pressione pari a P infinito, velocità pari a C infinito, questa è la dote energetica del fluido A, che si mantiene inalterata man mano che ci muoviamo lungo la nostra linea di corrente, che per condizioni di moto stazionario coincide anche con la traiettoria, se vedete, degli elementi del fluido. Quindi il bilancio di energia nella zona in viscida la scriviamo in questo modo. Invece, se entriamo all'interno dello strato limite, partiamo sempre dalla stessa dote di energia, ma qui non facciamo semplicemente conversioni di energia di pressione in energia cinetica, perché nello strato limite gli sforzi viscosi non sono trascurabili. Quindi man mano che ci muoviamo lungo questa ipotetica linea di corrente compresa all'interno dello strato limite, vediamo che una parte di energia meccanica si degrada in appunto in energia interna, in modo che allora la stiamo perdendo come energia meccanica. Tra queste due linee di corrente di cui stiamo seguendo, l'evoluzione del fluido, abbiamo che seguiamo quella nello strato in viscido. Inizialmente il tubo di flusso si restringe, quindi aumenta la velocità, diminuisce la pressione. Raggiungiamo grosso modo il punto di massimo spessore del profilo, bene o male lì abbiamo l'inversione. Passiamo, come abbiamo descritto all'inizio, il tubo di flusso comincerà a riallargarsi perché dobbiamo poi ritrovare un equilibrio a valle con quello che è il flusso che è passato sotto il profilo e non sopra. Quindi ci troveremo che la velocità comincerà a rallentare, a diminuire, e ci sarà l'energia cinetica che era stata acquisita dal fluido, verrà riconvertita in pressione. Teoria dello strato limite di Prandtl: tutto ciò, almeno per quanto riguarda l'andamento della pressione, è imposta all'interno dello strato limite. Quindi, se seguiamo la linea di corrente interna allo strato limite, parte con questa dose di energia. Inizialmente comincia a
si vede imposta una diminuzione di pressione e vede perdere una parte di energia meccanica che viene degradata. Anch'essa, se abbiamo l'elementino, supera il punto di massimo spessore. A un certo punto si vede qualcuno dall'alto, da fuori dallo strato limite, e gli comincia a dire: guarda, adesso tu devi ricominciare a riguadagnare pressione, come lo sto guadagnando io, perché appunto è ciò che avviene fuori dallo strato limite che impone l'andamento delle pressioni. Riguadagnare pressione significa convertire energia cinetica in pressione. Ma siccome qui ci sono le degradazioni dell'energia, a un certo punto, quando arriviamo al punto di massimo spessore, l'elementino di fluido che si sta muovendo all'interno dello strato limite non ha a disposizione più tutta la dote di energia meccanica che aveva inizialmente e che l'elementino che è esterno allo strato limite ancora possiede. Quindi, mentre questo può effettivamente riguadagnare in pressione tutta l'energia cinetica che aveva guadagnato, chi sta all'interno dello strato limite no, perché una parte dell'energia meccanica l'ha dissipata in modo calore. Quindi non ha la stessa dose di energia cinetica da più da poter riconvertire in energia di pressione. Quindi cosa accade? Man mano che ci avviciniamo al ventre si arriverà inevitabilmente a un punto in cui chi sta all'esterno continua a rallentare riconvertendo energia cinetica in energia di pressione. Chi sta all'interno dello strato limite arriva a un punto che l'energia cinetica banalmente la termina. Non ha più energia cinetica da riconvertire in pressione. Che succede? Succede che da fuori si continua a imporre un aumento di pressione, non c'è più inerzia, banalmente il moto si inverte. Quello che accade se avete un flusso in contropressione, se andate a vedere la storia di un flusso viscido su una lastra piana in contropressione. Qui la contropressione è determinata dalla forma assunta dai tubi di flusso nel tratto in viscido, che per l'appunto prima accelerano comunque con riduzione di pressione e poi decelerano determinando l'insorgenza di una contropressione, che per loro, ok, stanno soltanto facendo conversioni di energia meccanica in energia meccanica, nello strato limite invece diventa una tragedia, perché si arriva a un certo punto che non si ha più energia da riconvertire in pressione. Il moto si arresta o addirittura torna indietro, sia, qui avete la schematizzazione, tornare indietro significa che si ha quel fenomeno che normalmente viene chiamato distacco dalla parete. Quindi qui abbiamo questo flusso che, mosso a questo punto dalla pressione, comincerà a risalirlo il dorso, non più a ridiscenderlo, che tende a diventare in realtà un ostacolo per quello che arriva da monte, che tende banalmente a scavalcarlo e a distaccarsi appunto dalla parete. Qui avete due visualizzazioni, flusso regolare, vedete come sono belle queste che ci determinano le streamline attorno al nostro profilo orale, quelle regolari, effettivamente il flusso si muove attorno al profilo facendo quel gioco con i tubi di flusso che si allargano, si restringono, depressioni, sovrappressioni, spinta totale al centro sul profilo. Qui abbiamo esagerato talmente tanto con l'incidenza che questi poveri elementini di fluido che avevano dovuto girare attorno al dorso hanno dovuto fare un percorso lunghissimo rispetto a quello invece fatto da chi sta di sotto. Più c'è incidenza, più si allunga il percorso che il fluido deve fare attorno al dorso del profilo, quindi per ricongiungersi con quello che passa sotto il ventre del profilo, significa che questo sta accelerando sempre di più, i tubi di flusso si stringono sempre di più, le depressioni sul dorso diventano sempre più alte, quindi più genero portanza, ma più ho generato depressione, ripeto, bene o male in corrispondenza del punto di massimo spessore, più significa che ho bisogno di recuperare pressione su tutto il resto del dorso. Quindi più è prima andrò a terminare energia cinetica da riconvertire in pressione.
In realtà il distacco dello strato limite c'è sempre, solo che normalmente è confinato verso la coda, con fenomeni via via un po' più particolari a seconda di quello che stiamo trattando. Più io esagero con l'incidenza, più tende a spostarsi verso monte, fino ad arrivare a condizioni tali per cui in realtà tutto quanto il dorso del profilo può essere interessato dallo strato limite. E cosa succede quando tutto il dorso del profilo è interessato dallo strato limite? Addio gioco dei filetti che si curvano seguendo il profilo. Vedete? In realtà il flusso non vede più il disegno geometrico del profilo con disturbo d'Antes, ma in un certo senso potremmo dire che vede profilo più scia. Quindi qui abbiamo il flusso che arriva, scavalca il naso e poi se ne va dritto lambendo quella che è la scia vorticosa che è stata determinata dal distacco dello strato limite. Quindi muore il gioco delle depressioni sul dorso, resta soltanto la spinta delle sovrappressioni sul ventre, che però è ben poca cosa rispetto alla totalità dell'azione portante. Abbiamo esagerato, si distacca il profilo dalla parete, l'ala non ha più importanza, l'aereo cade a terra. Se parliamo di applicazioni aeronautiche, nel nostro caso non c'è più la capacità di trasmettere spinta tra fluido e pala, sia essa una macchina motrice oppure viceversa, in caso di una macchina operatrice, è la pala che in qualche modo deve essere capace di dare un'azione portante per dare una, di avere un'azione portante per dare una spinta sul flusso che sta elaborando. Questo è un fenomeno che può verificarsi sempre. Diventa poi particolarmente pericoloso se abbiamo a che fare con compressori, perché nel compressore già di per sé il flusso che andiamo a realizzare, torniamo un attimo adesso alla visione del canale rotorico, delimitato da due pale. Beh, su queste due pale proprio su ognuna si andrà innanzitutto a determinare un andamento dei flussi che bene o male è abbastanza simile a quello che abbiamo descritto fino adesso. In più, nei compressori abbiamo che tutto il canale rotorico sarà sagomato per essere decelerante, ossia per far guadagnare pressione al flusso. Quindi, non solo abbiamo questo gioco naturale dovuto alla fluidodinamica attorno a un profilo sagomato, ma abbiamo anche l'esistenza di un gradiente di pressione generale che fa sì che la pressione aumenti sempre di più man mano che io mi sposto da quello che è l'ingresso del condotto fino a valle del condotto. E quindi c'è ancora più, il flusso già di suo viaggia contro un gradiente di pressione che tenderebbe ad arrestarlo e ad invertirlo come in moto, e quindi il fenomeno diventa ancora più pericoloso. Perché si dice che i compressori assiali sono macchine molto più delicate delle turbine? Proprio per questo motivo, perché in realtà bisogna stare molto attenti ai fenomeni di stacco che possono avvenire sulla parete, dovuta all'esistenza di flussi che operano in contropressione. Se il profilo stalla, addio trasmissione di azione tra fluido e pala, anzi possiamo andare incontro a fenomeni anche pericoloso dal punto di vista della aeronautica. Ora, quindi, problema. Dobbiamo starne lontani, per cui, ripeto, andando a utilizzare i profili, noi ci accerteremo di stare sempre molto lontani dallo stallo, ma di operare appunto nella zona di massima efficienza, abbastanza in sicurezza, per essere sicuri che qualsiasi perturbazione del flusso, o peggio, cambiamento di funzionamento della macchina dovuto al fatto che andiamo in off design, quindi magari stiamo regolando la portata, non ci portino da zone prossime allo stallo effettivamente a raggiungere lo stallo stesso del profilo. Secondo, se mi avete seguito un po' in tutto il ragionamento, io spesso ho rimarcato il fatto che i dubbi di flusso, almeno per quelle che sono le situazioni normali, classiche, tendono da prima a contrarsi, quello che gioca il ruolo importante è il dorso, o perlomeno potremmo dire sul lato del profilo opposto a quello da cui viene il flusso. In realtà poi i fenomeni fisici
simili si instaureranno anche da questo lato del profilo se il flusso viene da questa parte, in questo caso è da questa parte che il flusso è forzato ad avere, a percorrere più strada. In realtà, come c'è uno stallo positivo, uno stallo di destra, in realtà se continuassimo a analizzare l'andamento sotto della portanza troveremmo una curva di questo genere, incidenza portanza nulla. Se continuiamo ad andare nella zona di incidenze negative, la CP continua a crescere in maniera pressappoco lineare, ritroveremo proprio lo stesso identico gioco. Troveremo non simmetrico, a meno che il profilo non sia simmetrico, troveremo per l'appunto anche qui che la portanza continua a crescere per un tratto in maniera lineare, poi a un certo punto non è più lineare e c'è il gioco del distacco sullo strato di mira, per l'appunto non accadrà più sul dorso tutto ciò, ma accadrà sul ventre. Dicevo, spesso ho detto, ho rimarcato il fatto che bene o male i tubi di flusso si restringono fin dove è collocato bene o male il punto di massimo spessore del profilo. Fin là si restringono, a meno che non esageriamo con le incidenze, dopodiché cominciano ad allargarsi. Quindi se la zona, il distacco dello strato limite avviene lì dove i tubi di flusso si allargano, quindi è dal punto di massimo spessore in poi che ci dobbiamo aspettare che possa avvenire questo evento critico. Se noi in qualche modo questo punto lo spostiamo più a valle possibile, quindi stiamo in qualche modo riducendo la zona del nostro profilo aerodinamico, la superficie del nostro profilo aerodinamico che può essere interessato da questo fenomeno che per lui può diventare catastrofico, se interessa troppa parte dell'ala, troppa parte del profilo. Difatti, mentre per una serie di motivi che poi saranno più chiari in seguito, nelle turbine si tende a utilizzare profili che sono molto spessi sul bordo di attacco, hanno un bel naso pronunciato. Il punto di massimo spessore è posto molto, insomma, nella parte iniziale del profilo, è molto spostato verso il bordo di attacco, perché questo porterà una serie di vantaggi di cui discuteremo in seguito. Nei compressori, invece, si tende a utilizzare appunto quei profili cosiddetti laminari dove il punto di massimo spessore in realtà è piuttosto spostato verso la mezzerina del profilo stesso, proprio per cercare di limitare la zona dove il fenomeno di distacco della pena può avvenire, portando poi allo stallo e agli effetti catastrofici. Questi profili appunto sono detti laminari. In realtà, se vedete una pala di una turbomacchina e volete rendervi conto se questa pala viene da un compressore termico o da una turbina termica, guardate come è fatto il bordo di attacco. Se bene o male il profilo è tutto abbastanza sottile, dovete essere abbastanza sicuri che provenga, cioè sottile, come posso dire, affusolato, appunto una cosa di questo genere, dove il punto di massimo spessore tende ad essere spostato verso la mezzeria. Quindi sia l'attacco che l'uscita del profilo sono affusolati, potete essere abbastanza certi che viene da un compressore. Se invece, magari una volta prossima ve le porto due pale, vedete da una parte che una parte del profilo è molto pronunciato, è molto pronunciato il bordo di attacco, quella sarà la pala di una turbina. Hanno, come si suol dire, il naso grosso, le pale delle. Queste praticamente sono tutte quante pale che possono essere utilizzate, profili che possono essere utilizzati per turbine idroelettriche.
almeno la maggior parte di questo. Andiamo avanti un'altra decina di minuti. Profilo isolato, ok. Noi in realtà nelle turbomacchine non abbiamo a che fare con profili isolati. Quello che abbiamo visto finora va bene per l'area di un aereo. Noi nelle turbomacchine in realtà abbiamo a che fare, pensiamo a una macchina assiale, con una successione di profili aerodinamici. Ora, se guardiamo un piano intrapalare, tutto andiamo a quella che andiamo a individuare per la nostra macchina assiale generica, appunto è una schiera di profili, dove la messa in schiera di un profilo avviene, se ci pensiamo, scegliendo che cosa? Innanzitutto il tipo di profilo. Quindi diciamo la geometria, la linea media, l'andamento degli spessori, lo scheletro, l'andamento degli spessori e così via. Poi la distanza tra un profilo e quello contiguo, che per noi sarà il passo palare T. Se questo è un piano intrapalare, ossia lo sviluppo del piano di una sezione cilindrica, questo passo palare T non sarà altro che dato dal diametro di questa sezione cilindrica, superficie cilindrica che stiamo considerando, per pi greco fratto il numero di pari. Dopodiché dobbiamo scegliere di quanto inclinare il profilo rispetto ad esempio alla direzione assiale, il che lo potremmo definire definendo ad esempio il cosiddetto angolo di Stagger, cioè l'angolo formato dalla corda assiali, questa è la direzione assiale. Nel momento che io vado a piazzare il mio profilo di cui ho fissato la forma, se questa è la corda, facciamo ad esempio riferimento proprio a un profilo completamente appoggiato sulla sua corda, in cui il vento è piatto, definisco angolo di Stagger o angolo di calettamento del profilo l'angolo che la corda stessa mi forma ad esempio con la direzione assiale. Definisco anche il passo palare consecutive, notate con lo stesso angolo di calettamento, ottengo il mio canale rotorico statorico. Definiamo solidità della schiena il rapporto tra la corda del profilo che sto usando, L, ed il passo palare T. Se io blocco la corda, al diminuire del passo palare, quindi man mano che avvicino le pare tra di loro, la solidità sta aumentando, ho in effetti una schiera sempre meno permeabile al flusso. Se io invece le allontano, ottengo una schiera dove il flusso vede sempre meno superficie solida davanti a sé. Ora, anche per la schiera, in base
alla corda o alle direzioni della linea media, la tangente alla linea media, posso definire degli angoli geometrici di ingresso e di uscita. Quindi qui ho un profilo aerodinamico, turbina, come disegnato, una direzione geometrica di ingresso e una direzione geometrica di uscita, ancora una volta un angolo di inarcamento pari a quello che definivo per il profilo isolato. Definiamo incidenza l'angolo formato dal vettore delle velocità all'ingresso della schiera con la direzione geometrica definita appunto dalla tangente alla linea media del profilo nel bordo di attacco. Cioè, per noi un flusso è incidente sulla nostra schiera, appunto, se, come accadeva in maniera un po' diversa in realtà da come accadeva per il profilo isolato, se esso non approccia la schiera seguendo quella che è la direzione geometrica definita dalla linea media al profilo. Come prima parleremo di incidenze positive se il flusso tende, se l'incidenza è tale da far aumentare il percorso che il flusso fa sul dorso. Quindi in questo caso tutti i flussi che provengono da questo semipiano sono flussi a incidenza positiva. Sono flussi a incidenza negativa tutti quelli che provengono da questo semipiano. Dopodiché la tangente alla linea media nel bordo di attacco, ancora una volta, mi individua una direzione teorica di uscita del flusso. In realtà, come abbiamo premesso all'inizio di questa lezione, non è affatto scontato che il flusso uscirà dal canale rotorico delimitato da due pale, quindi dalla schiera, seguendo quella che è la direzione geometrica prevista dalla linea media della pala, dallo schiero della pala. Ma anzi, esso normalmente presenterà una deviazione che indicheremo con delta, per cui, come abbiamo detto prima, l'angolo cinematico dovremo distinguere tra angoli cinematici e angoli geometrici. Mentre le incidenze le assumiamo positive se esse tendono a far aumentare il percorso fatto dal flusso, quindi a far aumentare in realtà, farci sembrare più grande la deflessione che il flusso subirà nell'attraversare la schiera, le deviazioni le considereremo positive quando esse tenderanno a far diminuire la deflessione subita dal flusso stesso. Quindi in questo caso il flusso dovrebbe uscire secondo questa direzione, saranno positive appunto se viceversa la deflessione che è subita dal flusso tende ad essere minore da quella prevista dalla geometria. Ora, se ci facciamo un po' di conti, ma questi ce li faremo ancora meglio, ritorneremo ampiamente su questo aspetto più avanti, la deflessione totale subita dal fluido, cioè la deflessione subita dal fluido nell'attraversamento della schiena, in realtà è data dalla differenza tra i due angoli cinematici, come abbiamo visto per i triangoli delle velocità nelle lezioni scorse. Fondamentalmente essa sarà data dall'inarcamento θ più i, perché per noi la i è positiva se tende ad aumentarla questa deflessione, meno la deviazione delta. Normalmente nei nostri calcoli di progetto noi sceglieremo un valore di I. Per molte macchine al punto di progetto non sceglieremo incidenza nulla del flusso sulla schiera, non per tutte ma per molte. Dopodiché, in qualche modo, come vi dicevo all'inizio, ci dovremo porre il problema di stimare quanto vale delta. Perché noi dai triangoli delle velocità che andremo a disegnare avremo una desiderata per quanto riguarda la deflessione cinematica,
che otterremo appunto dagli angoli delle velocità, imponendoli e stimando delta, andremo a valutare quello che è l'inarcamento effettivo che dovrà avere il profilo che ci servirà per realizzare la striscia. Visto che ci siamo, andiamo a chiudere. Possiamo fare ragionamenti simili a quelli fatti per il profilo isolato, anche per il profilo, come si suol dire, messo in scheda. Possiamo ancora una volta andare a definire una portanza, una resistenza, che poi sono quelli che ci interessano per determinare la coppia torcente in definitiva che agirà sulla nostra palettatura, che dovrà essere positiva o negativa a seconda del tipo di macchina. Il problema è che in genere non possiamo utilizzare nel trattare le schiere i risultati che si ottengono dai profili isolati. Perché? Perché come potete ben immaginare c'è una mutua influenza tra due profili adiacenti. Da un lato qui abbiamo un dorso dove il flusso tende ad accelerare, abbiamo qui abbiamo un ventre dove il flusso tende a decelerare. Si può, se siamo in condizioni prossime allo stallo, possiamo avere casi per cui lo strato limite sul dorso e sul ventre può diventare importante, quindi aumenta ancora di più la mutua influenza. Insomma, non abbiamo più quella netta distinzione di zone che avevamo prima. O ancora più di fondo, mentre nel profilo isolato noi partiamo da una W infinito e ritorniamo a quella W infinito, perché il profilo isolato non ha la capacità di riflettere il flusso. C'è la terza zona, quella che circonda il tutto, che proprio non se ne accorge proprio nel caso bidimensionale che c'è un profilo piazzato all'interno del suo dominio. Qui invece è difficile definire una W infinito, perché il scopo della schiera è proprio quello di deflettere il flusso. Quindi prendere una W1, defletterla, deviarla e farla diventare una W2, cambiarne la direzione delle velocità. Allora, in questo caso per le schiere torniamo comunque a definire una velocità di riferimento che continuiamo a chiamare W infinito come la media vettoriale tra la velocità W in ingresso alla schiera e la velocità W2 di uscita dalla schiera. Ovviamente qui utilizziamo il simbolo W con riferimento a un condotto rotorico. Se fosse la schiera di un condotto statorico sarebbe C infinito uguale a C con 1 più C con 2 fratto 2. Normalmente la componente assiale si conserva tra monte e valle della schiera, perlomeno in un approccio bidimensionale 1. Quindi alla fine tutto ciò si riduce a andare a calcolare una W infinito periferica media tra la W1U e la W2U. Però stiamo un po' ritornando a quella che è la terminologia legata ai angoli delle velocità, legata alle relazioni di Euler. E rispetto a questa W infinito, costruita in tal modo, quindi una media geometrica tra W1 a monte e W2 a valle, andiamo a ridefinire ancora una volta un'azione portante e un'azione resistente, dove la P è sempre ortogonale alla direzione definita dalla W infinito e la R è sempre parallela alla direzione definita dalla W infinito. Quindi lo scambio di azioni tra flusso e schiera è condizionato dai valori assunti da questi coefficienti di portanza. Il problema è che mentre esistono polari o studi sperimentali fatti in galleria del vento per un singolo profilo aerodinamico, perché lì prendi il profilo, fai ruotare cambi l'incidenza rispetto al flusso incidente, appunto, e ottieni una curva, un andamento del CP e del CF. Per le schiere ottenere risultati sperimentali è un'operazione un po' più complessa, soprattutto se devono essere dati generali di uso per la progettazione. Perché non abbiamo più solo l'incidenza come variabile, ma abbiamo anche i due parametri che ci servono a definire la schiera stessa, cioè il numero in realtà di soluzioni da investigare è praticamente infinito. Che dovremmo, a noi in fase di progetto ci servirebbe capire come varia quel CP con S al variare dell'incidenza, al variare del passo polare e al variare dell'angolo di calettamento. Quindi questi risultati in realtà non si hanno, a meno che non vengano cercati ad hoc, nel senso che
abbiamo individuato come deve essere fatta la schiera, bene o male, che angolo di carettamento, che passo parare, ok, realizziamo un prototipo da studiare in Galleria del Vento, o meglio ancora oggi con i mezzi di calcolo che ci sono, andiamo a fare uno studio virtuale, facciamo una modellazione 3D, oggi sono stati abbastanza efficienti, perlomeno se c'è un punto di calibrazione a cui fare riferimento, che ci permette di aggiustare il modello rispetto a determinate condizioni di flusso e quindi poi possiamo andare a fare delle ottimizzazioni. Però ci serve sempre un punto di partenza. Nella realtà operativa, a meno che non avete a disposizione per fortuna qualche dato un po' più dettagliato, perché poi magari le case costruttrici in realtà sono anche disposte a spendere per ottenere dei risultati che siano di supporto alla progettazione, però sono disposte a spendere per i loro profili nei loro casi di utilizzo. Se abbiamo questo problema di dover determinare per un certo profilo quanto vale il coefficiente di portanza del profilo messo in schiera, quindi il cui valore dipende dal passo palare e dall'angolo di calettamento, oltre che dall'incidenza, ci può venire in soccorso col diagramma di Wenig. Uno studioso che insieme ad altri autori in realtà, che storicamente tra il 1920 e il 1930 o giù di lì, fece degli studi numerici, non c'erano i calcolatori, ma bisognava inventarsi un po' di cose per risolvere questi problemi del flusso, riferite a una schematizzazione molto semplice, lastre piane messe in schiera, quindi attraversate da un flusso in viscido e incompressibile in condizioni di modo iposonico, il quale poi si divertì a correlare per tutte le possibili combinazioni il rapporto tra CPS e CP al variare appunto dell'angolo di calettamento e della solidità della schiera. Quindi questo diagramma in realtà è riportato l'inverso della solidità, il rapporto T su L. Ora, questo diagramma di Wenig, in ultima analisi, se non avete altri dati che vi possono essere di aiuto nel passare dal CP al CPS, potete utilizzare appunto questo, cioè andando a valutare quali sono i parametri che definiscono la schiera, solidità, ossia rapporto tra la corda e il passo palare e angolo di calettamento, se avete definito questi due parametri, potete entrare qui dentro e verificare che rapporto c'è tra il CP della schiera, del profilo messo in schiera, e il CP. Ripeto, i risultati sono ottenuti da una lastra, nel caso di non di profili aerodinamici, ma di lastre piane. Quindi in realtà profili aerodinamici simmetrici, il Naga 65 che abbiamo visto prima, di cui stiamo trascurando lo spessore, perché sono profili sottili, il che può andare bene per i nostri casi. Quindi, se desideriamo un CPS, in realtà da questo diagramma passare al CP e quindi determinare che incidenza deve avere il flusso sul nostro profilo per assicurarci un determinato CP. E con questo per oggi ci fermiamo.